mustard mean, Wheeler? Food fight! Food fighters, figures in combat card need sold separately. Toys do not walk and talk. Allora, maggiore, siamo pronti per decollare? Muffri generale, siamo pronti. Dobbiamo solo finire di sistemare l'elicottero. Molto bene. E perché ci state mettendo così tanto? Bisogna chiedere al sergente. Sergente, perché ci vuole così tanto per sistemare questo elicottero? Dobbiamo partire, la missione non può aspettare. In generale stiamo facendo il più velocemente possibile, ma non è esattamente una cosa semplice. C'è un problema tecnico, non riusciamo a capire che cosa è successo. Ma insomma, tenente, lei mi sa dare una spiegazione? Generale, mi scusate, mi sono lasciato, non so cosa è successo. Bisogna chiedere a un privato pizza, perché io stavo mangiando un cannolo. Oibo, ma come? Lei mangiava un cannolo? Ma come si permette? Mi scusi, non volevo, mi sono distratto. Vada in punizione subito. Scusate. Insomma, soldato, come ti scusi del tuo atteggiamento? Perché questo elicottero non può partire? Che succede? Mille! Signore! Mi chiami generale! Scusasse, stavo... non lo so, ha giù finito l'olio! Ma come? Ha finito l'olio? Mille! San Gennaro! Ciao amici e amici! Dunque, oggi parliamo dei Food Fighters della Mattel, creati nel 1988. Di cosa stiamo parlando? Di una linea veramente buffa, una delle più strambe e bizzarre degli anni 80. E di roba strana negli anni 80 ne era uscita davvero tanta, eh? Ma qui veramente la Mattel aveva superato se stessa. Era una delle linee più originali, sicuramente. Purtroppo molto piccola, forse all'epoca non aveva avuto abbastanza successo, oggi è abbastanza un cult per molti appassionati. Io, quando ero ragazzino, ho cominciato ad andare al Burghi solo perché avevo visto che nell'Happy Meal regalavano un Food Fighter. Io i Food Fighters li avevo visti in precedenza nei negozi da Grazzini a Milano, Grazzini 2 anzi. Chi è cresciuto a Milano sicuramente si ricorda quanto era meraviglioso Grazzini. Li avevo visti lì, dicevo, solo che poi a un certo punto erano spariti dal mercato nel giro di forse solo un anno. Un paio d'anni dopo la loro uscita, Burghi aveva rilevato delle giacenze, probabilmente, e le aveva inserite nel suo Happy Meal. Io ho cominciato a mangiare gli hamburger, anche se detestavo il ketchup, non mi piaceva proprio. Perché ogni volta mi beccavo un Food Fighter, non mi ricordo neanche qual è stato il primo che ho trovato. Forse la ciambella, questo qua. Pensate che ho continuato ad andare al Burghi fino a quando non sono riuscito a ottenere la collezione quasi completa, addirittura superando il mio odio atavico per il ketchup e arrivando a mangiare quasi con piacere l'hamburger, quello liscio, diciamo, un cheeseburger, non mi ricordo. L'unico personaggio che non riuscii mai ad avere era Fat Frenchy, cioè le patate fritte formato fast food. Oggi vi parlo in particolare dei buoni, che sono questi 5 personaggi e che si chiamano Burgedier General, Hamburger, capo dei buoni, vedete al cappello da generale. Qui abbiamo Major Munch, ciambella al cioccolato glassata, simpaticissimo, questo è uno dei più belli secondo me. Poi abbiamo Lieutenant Leg, questa qui è una coscia di pollo fritta, vedete. Poi c'è il Sergeant Scoop, che è questo qui, è un gelato, un gelatino di quelli, diciamo, che escono fuori dalla macchinetta, quindi tipo quelli del, insomma, del fast food, ecco. E qui, finalmente, Private Pizza, che anche questo qua è tra i miei preferiti ed uno dei più belli, dopo vi spiego perché. C'era una pubblicità bellissima che trovate sul nostro canale, una delle prime che ho messo, se non forse la prima in assoluto. Praticamente in questa pubblicità, che io vidi da bambino, c'erano questi personaggi in questa cucina che si prendevano a martellate, volavano pezzi di pomodoro, pane tostato, colpi di ketchup e maionese, forchettate, pentolate, polpette. Si vedeva un po' di tutto, era una cosa molto molto carina, probabilmente studiata per i più piccoli, però divertente. Io tra l'altro all'epoca ero in periodo di Jeju, quindi i giocattoli militari andavano di moda e nonostante tutto li trovavo molto belli. Vi devo tra l'altro dire una cosa, questi giocattoli a vederli in foto fanno un effetto, ma quando li avete tra le mani e vedete quanto sono carini a livello plastico, come sono simpatici, la maniera incredibile in cui sono riusciti a dare espressività a un panino facendo cose come questa, vedete i denti col ketchup che cola per esempio,
non lo so, a me fanno un po' l'effetto che facevano le gommine del Mulino Bianco che rappresentavano le merendine e i biscotti. Questo tipo di effetto qua. E poi, niente, sono divertenti. Peccato che non siano andati avanti. Veramente avrei voluto vedere che cosa riuscivano ad inventarsi d'altro. Tra l'altro, quando uscirono questi giocattoli in Italia, noi certe cose non le conoscevamo bene. Per esempio, per noi all'epoca, un donut, che oggi è facilissimo trovarlo dappertutto, era una roba un po' strana, da noi non c'erano questo genere di cose. Così come ancora non erano diffusi i pancake o i cookies con le gocce di cioccolato, così come la coscia di pollo fritto fatta in questa maniera non ci diceva granché. Il gelato, beh, insomma, ragazzi, noi abbiamo il gelato artigianale, quindi queste cose qua non è che erano proprio il massimo. Allora, come dicevo, questo qui è Burgerdier General. Guardate che simpatico. Vedete, ha il sorriso fatto con il ketchup, questo nasone che spunta, gli occhi, il cappellino, si vedono addirittura i semi di sesamo nella parte superiore. Qui si vede il formaggio che cola, l'hamburgerone e qui ci sono i piedini con tanto di anfibi. Le braccia erano mobili, così come le gambe, che si potevano girare in questa maniera anche se non avevano grande utilità. I personaggi potevano impugnare delle armi, queste armi qui, che erano blu per i buoni e rosse per i cattivi. I buoni avevano degli zaini verdi, questi, tutti uguali, invece i cattivi degli zaini neri, ma quelli li vedremo un'altra volta. Ora, io non ho le armi di tutti, ne ho conservate alcune da quando ero bambino. Questi che vedete li ho recuperati in seguito, perché i Food Fighters che avevo da bambino e che mi ero procurato al Burghi li avevo regalati alle mie sorelle e negli anni sono scomparsi purtroppo. Me ne è rimasto uno che non trovo più. Vedete, queste armi erano abbastanza simili, in alcuni casi erano quasi uguali a quelle dei G.I. Joe. Anche gli zaini, ce n'erano alcuni che erano stranamente simili, il che non ha senso perché i G.I. Joe erano Hasbro, questa roba era Mattel. Ma probabilmente la Mattel aveva scolpito delle cose simili, volontariamente simili. Persino il perno dietro era molto molto simile a quello dei G.I. Joe. Guardate, prendiamo Croc Master, vedete che anche se è un po' largo lo zaino comunque gli sta. Cade facilmente perché non è uguale uguale, però anche l'arma si può mettere tranquillamente sotto il braccio. Io quando ero bambino queste armi le avevo usate anche per giocare con G.I. Joe, vedete? Sono compatibili. Mi chiedo se la cosa sia voluta oppure no. Comunque, diciamo che vogliamo mettere lo zaino al nostro personaggio, lo mettiamo dietro, qui, in questa maniera. Ecco, sta perfettamente sotto, vedete? Tiene la pistolina in mano, ed ecco il nostro capo hamburger. Poi, la ciambella. Guardate anche qua che forte, c'ha una faccia incazzatissima, questo sembra quasi uno psicopatico. È veramente spaventoso. Poi ha il buco, con la ciambella attorno, con la lingua che esce. La parte cioccolatosa qui è stupenda. Notare quanto è simpatico l'elmetto. Anche in questo caso abbiamo delle braccia possenti che si muovono. E i piedini. Questo è il retro del personaggio. Anche in questo caso possiamo provare a mettergli lo zainetto. Ecco, un'altra cosa da dire è che questi personaggi erano vuoti all'interno. Erano cavi e facevano questo rumorino. Erano un po' come i giocattolini, come sono ancora i giocattolini per i cani, per esempio. Questo forse per resistere all'impatto del gioco, non lo so. Comunque era un'altra cosa che li rendeva simpatici. Proviamo a mettergli il fucile. Ecco. Tac. Vediamo la coscia di pollo. Ecco, questo è questo è pazzesco. Allora, la sua faccia praticamente è scolpita sulla parte dell'osso, quindi la coscetta è presa in questo modo qua. Ha una cintura con bomba a mano e proiettili, anche qui braccia forti pronte per tirare cazzotti. Fa un po' ridere perché c'ha un po' questo culo da tartorso e c'ha addirittura la pelle del pollo qua, fantastico. Il caschetto si può girare un pochino, vedete, in questa maniera qui. Qui abbiamo il gelato, il sergente Scoop. Lui addirittura c'ha, sembrano essere delle medaglie qui, delle medaglie scolpite sul cono. Cioè, vi giuro che il cono sembra vero, viene quasi voglia di dargli un morso. Qui c'è una bomba a mano, il gelato che cola. Lui ha la faccia un po' da scemo, diciamo pure così. Anche in questo caso possiamo provare a mettergli lo zainetto per vedere come sta. Voilà. Tac. E poi vediamo i Private Pizza. Private indica il soldato normale nell'esercito americano. Ora, questo è fissato sul mio elicottero.
Dunque, vi spiego perché mi piace tanto. Allora, intanto ha una faccia disgustata, non si sa perché. Poi guardate che forte la benda sull'occhio fatta con una mini fettina di salame. Qui funghetti e pezzettini di salame. Questa è quella che gli americani chiamano pepperoni, che non è pepperoni, ma è salamino lievemente piccante, di plastica, che hanno una schifezza. Però devo dire, questo qui è stupendo. Io a volte mi chiedo quale sia il mio preferito, non saprei proprio dirlo. Dico sempre, ah, preferito è quello, ma sono tutti così carini, davvero, tutti molto molto riusciti. Questo è uno dei più belli di sicuro. Possiamo anche immaginare che questo abbia, magari, che sia un italo-americano, visto che è un pezzo di pizza. E anche per oggi ho finito, spero che vi siate divertiti. Ci vediamo presto, ciao!